Vai. Partecipanti. No?
Eccoci qua, mi sentite? Bello, bello fo. Grazie mille a tutti per essere venuti, sono veramente emozionato. Da un paio d'anni a questa parte con la dirigenza sapete che ogni occasione per parlarci e per trasmettere quello che per noi è la cultura del rugby, lo sport, ma anche la trasmissione di valori, abbiamo cercato anche nel passato di creare qualche evento. E stasera io dico due parole veloci perché i relatori sono assolutamente eccezionali, non vedo l'ora di sentirli. L'anno scorso abbiamo creato un evento con l'ingegner Marta, che a me personalmente è piaciuto molto perché ci ha trasferito, anche lui ha fatto un libro sulla cultura del rugby, è venuto a spiegarci cosa è stato per lui l'esperienza sua di raccontare al figlio il suo rugby, a un figlio che poi non è diventato rugbista ma lo stesso voleva trasmettere questi valori. Per cui vi ringrazio, è bello vederci in mezzo al campo anche se seduti e, in particolare ringrazio per questi due anni di emozioni tutte il club che mi ha supportato, perché comunque come sapete per me questa è un'esperienza nuova che tutti i giorni vivo, anche non vi dico con una certa emozione, vedo quelli con cui gioco a rugby old e glielo dico qua loro, perché tornare a giocare con i vecchiotti per me è stata una grande emozione, perché la mia storia è stata come una storia di rugbista che a 18-19 anni si è spaccato un po' tutto, ha smesso per 10-15 anni, ha fatto finta che il rugby non esistesse e poi col figlio che è tornato a giocare quasi per caso chiedendo ma che sport, io l'ho portato qui a Pordenone, mi è tornato proprio una cosa che avevo un po' nascosto, e quindi questo amore per lo sport e per tutto quello che ho vissuto io. Poi un padre, vedo qua i supporter della Benetton, che mi ha trasmesso questo amore, sempre seduto nella prima panchina della Benetton, per cui avevo alle spalle questo grande amore che quindi ho riscoperto e ho cercato di portare poi e di trasmettere a mio figlio. In questa ottica ho trovato un consiglio, consigliere, persone, tutti come me, che volevano trasmettere questa cultura dello stare assieme, della trasmissione di valori, di ogni sport, però noi lo viviamo nel nostro sport, quindi nel rugby. E quindi queste occasioni sono centrali per quello che noi vogliamo trasmettere nel nostro rugby, quindi certo competizione, sport, che quindi evoluzione, gli allenatori che poi sono presenti stasera, e quindi sicuramente importante la parte fisica, sportiva e quant'altro, però sappiamo, almeno io penso, che il rugby sia soprattutto capacità, o è tanto, diciamo, capacità mentale, e il fatto di sentirsi gruppo. Io, che non sono di Pordenone, mi sono sentito nuovamente dopo anni gruppo con questa esperienza, e quindi lascio la parola a voi e vi ringrazio per la vostra presenza. Bene, buonasera a tutti, che bello essere qui insieme, anche se a debita distanza, una sensazione nuova e antica, e ci rendiamo conto quanto bello è stare insieme sull'erba di un campo da rugby. E grazie mille a Rugby Pordenone per aver organizzato questo appuntamento, sappiamo quanto è difficile prendersi questo impegno in questo momento, e il Rugby Pordenone ci chiede anche di parlare di rugby ed educazione, un tema vastissimo che meriterebbe un convegno probabilmente. Insomma, ci proviamo questa sera con i nostri due ospiti, che credo una coppia ben assortita, perché ci possono dare uno sguardo che è profondamente dall'interno del mondo del rugby, con Vittorio, e uno sguardo magari un po' con un passo indietro, che è quello di Nicola. Quindi ve li presento in ordine alfabetico, quindi Nicola De Cilia, che è un autore di teatro, scrittore, critico letterario, storico collaboratore delle riviste Lo Straniero e Gli Asini,
e che è anche l'autore di questo libro che si chiama Pedagogia della palla ovale. È un reportage molto, molto accurato e anche molto appassionato, un viaggio fra i club italiani. E, è un insegnante di liceo, il che non guasta se dobbiamo parlare di educazione, direi. E sì, diciamo, uno sguardo molto appassionato. Trovo che a volte anche nel mondo del rugby accade che chi arriva da fuori porta forse più passione. Insomma, io sono di Venezia e vedo che quelli che amano di più la città non sono i veneziani, ma quelli che ci sono venuti a vivere, insomma. Cioè, un po' vedo questo in Nicola. E Vittorio Munari, invece, vabbè, da più di 40 anni è un protagonista del rugby italiano in molteplici ruoli, prima quello di giocatore, poi allenatore giovanissimo, il più giovane a vincere uno scudetto in Italia nell'81 a 33 anni, così potete fare i conti di quanti anni ha. Nell'83? Ok. Poi ha vinto vari scudetti con il Petrarca e poi dal 2002 fino al 2014 è stato anche il direttore generale del Benetton, conducendo quel club anche in una fase storica per il rugby italiano, appunto della transizione verso la Celtic League, e quindi anche con compiti dirigenziali importanti. Oggi è di nuovo direttore generale del Petrarca, il suo club di nascita. E in mezzo a tutto questo, come sapete, Vittorio è anche da sempre la voce del rugby italiano, insomma un po' il Piero Angela, se vogliamo, il grande divulgatore del rugby italiano, il Dan Peterson, ecco. Dan Peterson, dato, mettiamo questa vena sempre scherzosa che tu hai, insomma. E, ma vi lascio solo un attimo per i saluti, poi cominciamo, se volete salutare. Sì, beh, scusa, vi sono in ordine alfabetico. No, grazie a tutti gli organizzatori del Rugby Pordenone e grazie a tutti voi che siete qui per questa serata. In particolare vorrei dare un grazie a Mario Tamburini che ha molto insistito e ha molto apprezzato il libro. Grazie a tutti. Buonasera, io mi devo scusare solo per il ritardo, abbiate pazienza, ma ero quasi puntuale, mi diceva che arrivavo ai 28 e dopo mi sono perso, sono da dentro, sto a fare qua, non venivo più fuori, abbiate pazienza, ma vi chiedo scusa per il ritardo. Sono estremamente felice di essere qui. Si respira una splendida aria e la prima cosa che ho notato dalla macchina qua, non ho trovato una carta per terra ed è indice di amore per i posti. Beh, io vorrei cominciare la prendiamo proprio da lontano, insomma, dalle origini del rugby, no? Il rugby nasce, vabbè, c'è la leggenda di William Webb Ellis, però insomma la storia ci insegna che il rugby nasce come tutti gli altri sport vittoriani nelle public school inglesi, appunto rugby è una di queste, e nasce direttamente con degli intenti pedagogici, no? E ne parla anche Nicola nel suo libro e appunto ci ricorda come l'intento degli sport vittoriani, no? Era un pedagogista, quello che li ha codificati, era quello di forgiare proprio una classe dirigente, forgiare degli uomini in grado di gestire i propri impulsi, di essere con delle capacità decisionali ben precise, insomma, non abbiamo la prova, però insomma questa classe dirigente comunque ha fatto qualcosa per l'impero britannico, insomma, nell'Ottocento, insomma. Quindi la domanda, comincerei con Nicola, è cioè, c'è qualcosa di proprio intrinseco al gioco, intrinseco alle meccaniche, alle dinamiche che sono collettive nel rugby più di ogni altro sport? C'è qualcosa che ha a che fare con l'educazione? Sì, probabilmente sì.
nel senso che proprio nasce rispetto anche ad altri sport. Allora, lo sport, l'idea stessa di sport è storica. Voglio dire, da un punto di vista antropologico, l'uomo gioca da bambino, no? Il nostro approccio è quello col gioco, i bambini giocano per imparare. Il passaggio allo sport in realtà è un passaggio storicamente datato. Come ricordavi tu, la maggior parte degli sport, come li intendiamo noi oggi, con alcuni distinguo, ha la sua genesi proprio nell'Ottocento, no? Ed è proprio nell'Inghilterra, quell'Inghilterra che mirava a forgiare la classe dirigente, perché questo era all'interno di scuole, dei college appunto privati. È vero che poi al rugby, per esempio, subito, come dire, ha questa dimensione un po' aristocratica che il rugby ha sempre avuto, e per esempio anche qui in Italia il rugby Petrarca aveva un po' quest'aura, nasceva all'interno dell'università di Padova, però per esempio nella sua genesi si assomma poi l'apporto dei minatori gallesi, per esempio, per cui è uno sport che inclusivo fin da subito. È vero che il preside di rugby, Sir Thomas Arnold, era un importante pedagogista e che aveva individuato in questa variante del football, perché all'epoca non erano ancora codificati tutti questi sport, una variante importante che poteva contribuire alla formazione del carattere degli studenti, allontanarli dalle tentazioni dei pub, dell'alcol e queste cose qui. Quindi è vero che il rugby, più di altri sport, nasce con un intento educativo. Ed è vero che il rugby si fa in qualche modo vanto di questo. Questo lavoro, in questo libro che ho scritto qualche anno fa, che mi ha permesso di girare l'Italia, incontrare moltissime persone, un mondo come quello del rugby, che è un mondo molto ancora oggi aperto, non è stato difficile incontrare anche campioni, per esempio come Venditti, manager di squadre importanti, perché è un mondo ancora molto aperto e molto disponibile. Bene, in questo viaggio ho potuto verificare un po' quanto ancora sia viva la percezione di questi valori educativi. È uno sport che più di altri li fa suoi, che più di altri li coltiva e li porta avanti. A volte anche col rischio, se ne parlava proprio con Elvis in vari nostri incontri, che tornano anche qui nel libro, col rischio anche di una certa retorica magari, cioè perché poi dopo magari nella realtà le cose non stanno proprio come vengono raccontate. E però adesso, per chiudere, per non divagare troppo, lasciare spazio a tutti, la tua domanda relativa proprio a questo: sì, è vero, il rugby mantiene questo, però non va dimenticato che ogni sport ha ovviamente una dimensione educativa, e anche il calcio, così vituperato, così spesso oggetto, in realtà negli ultimi anni si è fatto molto attento a queste cose, ci sono realtà molto interessanti nel calcio, perché di solito è sempre individuato come qualcosa di nefasto. Ecco, il punto è proprio questo, no? Un tema che mi piacerebbe poi magari approfondire in seguito è proprio questo, il rapporto fra gioco e sport, no? Tu hai parlato di gioco, che è alla base di ogni sport, e il passaggio dal gioco allo sport è di per sé proprio qualcosa di educativo, perché lo sport in qualche modo è già un'istituzione, è già qualche cosa che comporta l'accettazione di regole che non possono più essere messe in discussione. Forse la principale differenza fra il gioco e lo sport sta proprio in questo: nel gioco i bambini, quando giocano anche le regole, cioè le regole possono essere cambiate, perché la cosa fondamentale è il divertimento. Nello sport invece le regole non possono essere messe in discussione, e quindi se ti annoi devi accettare anche la noia, devi accettare quello che chiameremo il principio di realtà, qualche cosa che
in qualche modo ti costringe, e questo è un passaggio importante, è un passaggio per un giovane fondamentale, il confronto con quello che viene chiamato il principio di realtà, quello che viene chiamata la regola con cui confrontarsi. E tutto questo poi nel rugby, sappiamo tutti voi che avete figli o che avete giocato a rugby, quanto poi ci siano i valori, il sostegno, tutto il sostegno fra i giocatori che diventa una metafora, la squadra che avanza tutta insieme, che sono tutte cose effettivamente molto importanti e che sicuramente contribuiscono a creare una mentalità. Ed è vero che attorno al mondo del rugby, per quello che ho visto io, almeno quello delle piccole società, delle società che sono anche abbastanza diffuse, sicuramente più di un tempo, anche per quanto sempre un po' a macchia di leopardo, ma sicuramente molto più di un tempo, c'è questa realtà anche di genitori, di volontari attorno, che rendono il mondo del rugby un mondo ancora oggi tutto sommato molto interessante e molto sensibile al tema dell'educazione. Vittorio, ti ho proposto questa foto del Petrarca degli anni tuoi, che è una foto che ci piace tanto, perché sì, per me è un'immagine veramente che dice come il rugby sia uno sport collettivo, dove l'individuo, certo esistono i talenti, però l'individuo nel rugby conta veramente molto meno che in tanti altri sport, trovo. Sì, c'è, io avevo Campese. No, c'è una cosa che comunque vale per tutti. Il miglior allenatore al mondo con giocatori che non va in Inter non va da nessuna parte. Un allenatore di buon senso con giocatori forti vince. Cioè il focus deve essere sempre nel costruire, i giocatori devono essere nel nostro movimento come il frutto di un albero, se curo l'albero il frutto migliora, e il giocatore è la parte terminale del nostro lavoro, quindi ha un valore in questo senso. Che poi il rugby sia uno sport che del collettivo dà la sua espressione migliore è un dato di fatto. Perché? Perché ormai, soprattutto con i grandi atleti pur dotati tecnicamente, gli spazi del campo, che una volta sembravano enormi per i pansoni che si incargava di birra e immagnava i polpette prima dei partie, adesso i corre come treni, i grossi come Nembo Kid, e gli spazi non ci sono. Automatizzazioni di forme di difesa, di recupero del pallone, di situazioni generali dove il coordinamento è importante, esalta il gioco del rugby, esalta questo concetto per cui, guardate, se mi concedete il rugby, io lo farei quando mi capita di parlare a persone magari che non seguo, è una cosa molto semplice, perché mette assieme due cose e anche quelli che noi spesso vantiamo anche un po' troppo, che sono i valori. Nel rugby c'è il portatore di palla e il giocatore che va in sostegno. Il giocatore di palla, nel momento che ha il pallone in mano, è leader di se stesso, perché è lui che prende la decisione. Calcio, passo, vado di là, vado di qua. Ed è leader anche per i compagni, perché la sua scelta, in qualche modo, interessa i compagni in sostegno. Per il giocatore che va in sostegno il discorso è completamente diverso, perché andare in sostegno al portatore di palla che fa la cosa giusta siamo capaci tutti, andare in sostegno a un nostro compagno di squadra che non ha fatto la cosa giusta o magari non ha fatto la cosa migliore, allora qui intervengono delle caratteristiche che il giocatore che va in sostegno deve avere, che è generosità, perché è facile, no? E che ha sbagliato la scelta, te lo mandi in remengo, te lo assi là, però non andiamo da nessuna parte. Generosità, senso dell'altruismo, focus interpretativo, capace di dire Elvis è bravo, fa quella cosa bene, in sostegno vado in questo modo,
Munari, dove ho avuto Galvaga, Smeio Galvaga in questo modo qua, capacità di interpretare il modo di fare del compagno, fede ci vuole, perché andare in sostegno al compagno che non ha fatto la scelta migliore, ci vuole fede, credere in qualcosa che comunque devo mettere a posto, e sapete perché dobbiamo farlo? Perché a giro il pallone in mano lo avremo tutti, e nel momento che lo abbiamo e facciamo noi la scelta, vorremmo avere lo stesso sostegno che noi decidiamo di dover dare. Ecco, in questo piccolo esempio, se mi concedete, ci sono dei richiami di valori, dei richiami tecnici e dei richiami, specificatamente per quello che diceva Elvis, di gioco di squadra. Un giocatore senza i suoi compagni sostegno è un bel puro sangue, ma insomma, qualcosa gli manca. Questo meccanismo del mutuo sostegno fatto al miglior livello possibile, questa è la migliore espressione che possiamo avere da noi. Vi rimando un'altra cosa. Da sempre si dice che il rugby è uno sport di sacrificio. Beh, anche il ciclismo è uno sport di sacrificio, il pugilato è uno sport di sacrificio. Però voglio dire, come si declina nel mondo di oggi questa cosa? Il mondo di oggi non è più quello dei minatori gallesi e neanche dei contadini del sud-ovest della Francia, o neanche dei lattonieri che giocavano in Veneto nel qualche anno fa, insomma, per parlare di mestieri di sacrificio, insomma. Oggi che significato ha il rugby come sport di sacrificio nel mondo di oggi, secondo voi? Prego. Manteniamo questo ordine intanto, ma beh, è una domanda a cui è difficile dare una risposta, perché bisogna andare a interrogare la sociologia più che e la sociologia dice una cosa interessante, questa vale però più in generale, non solo per il rugby, che spesso sono le persone che hanno bisogno di, hanno una motivazione forte. E spesso queste persone sono magari ragazzi di prima o seconda generazione di immigrati. Mi ricordo che mentre lavoravo al libro, ero alla Tarvisium, uno dei ragazzi più forti di quella squadra era un ragazzo di 16 anni, che se non vado errato veniva dall'Ucraina, che era molto bravo e ci distingueva dagli altri, che le motivazioni per eccellere erano sicuramente legate anche a una dimensione di affermazione relativa alla percezione della situazione in cui si trova a vivere, il fatto di dover dimostrare qualcosa agli altri oltre che a se stesso. Quindi io non so darti una risposta su questo, perché bisognerebbe avere una maggior conoscenza, però così dall'esterno uno sport che comunque richiede sacrificio, e forse maggiore che altri, perché poi le botte che si prendono, l'impegno che richiede è veramente alto, probabilmente in una situazione come quella odierna ne risente, però può avvalersi appunto del desiderio di riscatto di quei ragazzi che per motivi, possono essere appunto generazionali o di altro tipo, hanno il coraggio di affrontare queste richieste. Ma questo vale per tanti sport, no? E in particolare poi sicuramente per gli sport come quelli che tu hai detto di sacrificio, che guarda caso fra i loro protagonisti hanno proprio persone che cercano un riscatto sociale o generazionale. Il sacrificio è qualcosa che viene dalla motivazione, che poi non è la motivazione, è l'automotivazione, la motivazione che noi giustifichiamo noi stessi.
questa situazione era una condizione educante per una classe dirigente anglosassone. Allora lì, nello sport vittoriano, il sacrificio era fatto perché c'era il desiderio di esplorare i nostri limiti. Avremmo visto tutti Sogni di Gloria, quel film. È il desiderio con i tuoi amici di esplorare i tuoi limiti. È lì che nascono poi le competenze, che quando gli anglosassoni uno lo batti, lo devi veramente battere perché lui prova al massimo, poi ti dice well done, anche se l'hai battuto, perché hai esplorato i tuoi limiti. Ecco il valore dello sport ludico ma educativo. Quei tre scherzi è un'altra roba, perché prendere le botte che prendevi prima per i valori educativi e per esplorare i tuoi limiti è una decisione che facevi. Quante ciappi botte paschei? E allora anche il rugby da questo punto di vista ha preso una sbandata non indifferente anche sul mondo dei valori e vi dicendo, perché chiaramente vai da questo senso. Quindi alla fine, se parliamo di uno sport che conosciamo tutti, come dire, che siamo tutti gli allenatori dei nazionali, il gioco del calcio, a uno può piacere un giocatore, può piacere un altro, però quello che è forte nella testa lo vedi a occhio, indipendentemente da maglia che è. Quello che ha talento ma che non è forte nella testa lo vedi. Non è importante il talento che ognuno di noi ha, un giocatore ha, non è il talento che va giudicato, è l'uso che lui vuole farne del talento e cosa posso fare io per aiutarlo a usare al meglio i talenti che madre natura gli ha dato. Il sacrificio a volte è un divertimento, fare sacrificio. Io per esempio, per predisposizione o probabilmente per frustrazioni fisiche, non lo so, però io diventavo matto, cioè la cronaca di Galeazzi che commenta gli Abbagnale, è da piangere. Rosi che commenta Gelindo Bordin che entra nello stadio di Seul, è da venire i penotti. È potuto dirmi che tirare remo o farsi 45 chilometri senza sapere a chi te che corri drio non sei un sacrificio. È una questione di solidità mentale, ma la solidità mentale è tua e la devi alimentare tu, e la puoi alimentare solo con la automotivazione, che non è la motivazione, perché spesso mi chiamano le aziende e dicono: ah sì, bisogna motivarli. bisogna motivarli, l'allenatore motiva fino a un certo punto. I numeri li devono avere i protagonisti, e i protagonisti sono i giocatori, e in una società allargata a livello sociale ognuno di noi. Le motivazioni dobbiamo trovarle dentro noi stessi, come i giocatori nello spirito vittoriano le trovavano per il desiderio di competere e di esplorare i loro limiti, e poi trovavano uno più forte e dicevano: bravo, ben fatto, ma amico dal meglio me stesso. Adesso queste motivazioni le devi trovare su altre cose. Vittorio, ci sono delle foto di quando tu giocavi, sì, ma era parecchio tempo fa, ma siccome hai parlato di qualcuno che non aveva tanto talento... Sì, ma non potevo, è in vacca. No, io volevo chiederti stringatamente cosa hai imparato dal rugby in quanto giocatore, e poi ti chiederò invece cosa hai imparato in quanto allenatore. Ma ecco, il giovane Vittorio, qui ci sono delle immagini di Casale, che cosa ti ha dato il rugby in quel momento? Ok, era un altro rugby, era qualche anno fa, ma personalmente. Quello che mi ricordo, quello dietro i piedi grande, enorme, su 2 metri rotti, è Dirk Naudeder Rovigo. Pare un orco. Allora, cosa mi ha dato il rugby giocatore? Mega dai che sono sopravvissuto. Facendola breve. Mi sono divertito tanto, ho capito in fretta, perché sembro, però dopo insomma, ho capito i miei limiti. Più di tanto non potevo giocare, però è uno sport che amavo, io giocavo a calcio, sono andato a fare un provino assieme a mio amico Carlo Braghetto al Treviso da Padova,
lui l'hanno preso, ha giocato 4 anni in Serie C col Treviso allora, e mi doveva mandarmi via, mi ha detto guarda, se non giocheresti mica male, però ti sarissi un attimo piccolo, mica ho capito tutto di quello che mi ha detto, so passare a rugby e dimostrare che non sono, non depone per la mia intelligenza, però questo ho fatto. Una volta dentro, là, te li hai visti, ho visto, ho preso atto. Però ero affascinato da tutte queste situazioni, eccetera, e mi sono ritagliato un altro spazio. Tu mi dici, è facile dire così, però tu dici, ti piace di più giocare o allenare? Allenare è la cosa più bella del mondo. Allenare è la cosa più bella del mondo. Allenare è sognare, cercare di trasmettere un messaggio che venga recepito, convincere delle altre persone a farlo loro e fare in modo che loro te lo portino avanti in campo. Non è una cosa da poco, è una grande cosa. Allenare è in assoluto la cosa che è più bella e che credo dovrebbe essere presa estremamente in modo serio da parte di chi vuole allenare, perché allenare è a fare con degli esseri umani. Non hai il diritto, solo perché qualcuno ti ha messo allenatore, di fare delle scelte indipendentemente, senza ragionare su quelle scelte, senza perdere il sonno la notte per le scelte che fai, eccetera. Tu devi dare il meglio di te stesso nelle scelte, perché hai a fare con delle altre persone che hanno delle aspettative e che alla fine devono entrare in un contesto per cui la barca va tutta dalla stessa direzione. È una cosa meravigliosa allenare. Io lo dicevo, per allenare mica avrei dovuto pagare. A parte che Geremia mi faceva pagare perché mi ciappava la pubblicità dell'agenzia dei viaggi e si ciappava i skate, però non importa. Però come concetto, per allenare è stata la cosa più bella e dove ho imparato di più. Questa foto è anche una delle foto che ti sono più care, no? E a proposito, tu eri l'allenatore di questa squadra, credo che sia un derby, vero? Questi ragazzi, e direi che insomma l'intensità nelle loro espressioni la dice lunga anche su questo aspetto di automotivazione, no? Di quello, sì, che dicevi. Sì, è quello che dicevo, un allenatore onesto con giocatori forti, cioè lì, quelli lì bastava, bastava toccargli un attimino, intanto già erano tutti permaiosi e questo aiuta perché ti tocchi appena e saltano. Te che mostri il giornale, te che dici qui ho detto così, mi posero un poco serpentino. Li mettevi, questa è una foto dell'84, vedere una concentrazione così prima di una partita, adesso difficilmente, nel campionato di eccellenza che io sono obbligato a seguire, io non la vedo una concentrazione così. Questi sono, sanno che vogliono vincere, portare a casa la partita, questo è l'inizio, ma là è una questione di DNA loro. I giocatori, adesso non prendetemi per un, però prendete l'esempio, chi segue o chi è appassionato di equitazione sa che ogni cavallo necessita un tipo di morso, c'è il filetto, c'è il morso più tenuto, c'è la palusa che viene portato solo con la corda, con la redine sul collo. Ci sono vari modi, ogni cavallo ha il suo, ogni giocatore ha la sua chiave. E trovare la chiave della persona e convincerlo a mettersi nella stessa barca e a remare nello stesso modo tutti assieme per uno scopo comune, lì è una cosa stupenda. E ci sono un sacco di giocatori che sono disposti a credere in quello che dici. Però tu devi impegnarti a dire le cose nel modo che la gente veramente si appassiona. Non è l'argomento che fa appassionare le persone, è la fede con cui l'argomento lo passi nel messaggio. Questa è la mia opinione. E la stessa cosa vale, anzi, di più vale per i giocatori. L'avete vinto quel derby con... Sì. Allora io non ho mai perso i 4 anni, adesso cominciamo, ma in quel periodo. Forse puoi raccontare un episodio di qualche derby con Rovigo? No, dai, no, sì, no, dai, facciamo. No, dopo facciamo un... in basetta.
Va bene, allora andiamo avanti. No, forse lo teniamo per dopo. Posso dire una cosa su questo? Ascoltando le parole di Vittorio... Anche se ci sono delle domande al volo, naturalmente. Ascoltando le parole di Vittorio mi faceva riflettere perché io insegno, come ha detto Elvis, sono un insegnante e ritengo che per essere un buon insegnante bisognerebbe essere un buon allenatore. Cioè quello che ha detto Vittorio è esattamente quello che dovrebbe essere un buon insegnante. Se la scuola oggi funziona poco, non dico che non funzioni perché non è vero, ma funziona poco, a volte funziona male, è proprio perché gli insegnanti un po', agli insegnanti manca forse quello spirito che anima l'allenatore. Io quest'anno ho una quinta, spero che venga un commissario esterno, perché ho detto, io guardate a me come un allenatore, magari di rugby, non ho mai giocato a rugby, però mi piacerebbe pensare, perché io vi devo preparare a un esame, ma questo esame appunto non significa solo rispondere a delle domandine, significa, con la scusa anche dell'esame, attivare proprio quello che tu hai detto, no? Questa passione, ma la passione non c'è, non è perché sto spiegando Leopardi invece che Verga o chiunque altro, è come dire, qualcosa che si accende per simpatia, per empatia, e il lavoro dell'allenatore, un allenatore è un lavoro molto simile a quello dell'insegnante, se i due lavori però sono fatti con la medesima passione. Non dimentichiamo che la parola studio, no, quando dico ai miei studenti dovete studiare, ma studiare, che tutti associano alla noia mortale, in realtà studio in latino vuol dire passione, vuol dire passione. E se chi allena le menti o i corpi, che poi sono strettamente collegati, non ha questa passione, beh, la sua squadra sarà fallimentare e forse sarebbe meglio che cambiasse lavoro, che facesse qualche cos'altro. No? Tra l'altro, permettimi una citazione soltanto, uno dei grossi problemi del sistema educativo italiano è che è tutto di testa. Se noi dovessimo disegnare il ragazzo a cui ci rivolgiamo, un ragazzo che ha una testa enorme e un corpo piccolo così, le palestre non funzionano, quella che si chiama adesso scienze motorie è una materia negletta. È sbagliato, chiunque di voi, di loro lo so per certo che sono stati nei paesi anglosassoni, sanno quanto la dimensione sportiva faccia tutt'uno con la dimensione educativa. Però per dirvi, il libro si apre con una citazione che suona così, e permettete che la legga, dice, uno scrittore ha scritto questo, non vi dico chi è, vi dico solo la citazione: il corpo è l'uomo, tutto ciò che fa nobile e viva la vita dipende dal vigore del corpo e senza quello non ha luogo. Uno che sia debole di corpo non è un uomo, ma un bambino. Anzi, peggio, perché la sua sorte è di stare a vedere gli altri che vivono ed esso al più chiacchierare, ma la vita non è per lui. Ma tra noi, in Italia, sottinteso, già da lunghissimo tempo l'educazione non si degna di pensare al corpo, cosa troppo bassa e abietta. Pensa allo spirito. E appunto, volendo coltivare lo spirito, rovina il corpo. Senza vedersi che rovinando questo, rovina a vicenda anche lo spirito. Queste parole sono di Giacomo Leopardi, il poeta sfigato, goffo, no? Era un genio, se era un genio è perché aveva capito lo strettissimo nesso fra corpo e mente. Questo è fondamentale, la nostra educazione lo ha dimenticato. Nelle varie interviste molti allenatori si lamentano del fatto di avere a che fare con dei ragazzini che sono impacciati, per usare un eufemismo, che non sanno più muoversi, per cui tutta la prima parte è di imparare a muoversi, a stare insieme, tutte cose che... io sono stato in Scozia quest'estate a trovare degli amici, ma chiunque vada nei paesi anglosassoni sa che ogni piccola cittadina ha dei parchi bellissimi con giochi per i bambini, quali vanno, certo, potremmo accusare i genitori anglosassoni forse di scarsa attenzione, ma non è vero, lasciano che i bambini giochino o si divertino, esplorino, si facciano male ogni tanto, perché capita, ma che crescano e che coltivino il corpo. E allora, ripeto, oggi come oggi, io come dire, spesso mi sono trovato
considerare che le agenzie educative più importanti spesso sono le palestre, i luoghi di sport, e anche con le derive più tremende, perché poi certe situazioni che ultimamente della cronaca ci raccontano, anche derive pericolose. È per questo che è importante, anche dovrebbe essere importante, una sinergia, una collaborazione fra gli allenatori, le squadre e gli insegnanti, proprio perché la nostra cultura è una cultura debole da questo punto di vista, manchevole. Senza dubbio è un problema di cultura, e c'è, se mi consentite, aggiungendo sempre su questo argomento, cioè è come, sapete che ci sono gli allenatori, come vedi, io ho il modulo tale, faccio così, e ci sono gli allenatori per me più sensati che dice fammi vedere i giocatori che ho e dopo ti dico come che gioco, perché a volte puoi pretendere da un giocatore una cosa che non sa fare, te sarei anche a parola del modulo ma non te vai da nessuna parte. Allora, o se parlare di livelli in cui dici devo comprare quello perché questo sapetena così, st'altro che è messa, st'altro che piace a me mogliere e via dicendo, e ora te c'hai i giocatori così, se no quelli che hai poi li fai giocare al meglio. Questa è una grandissima abilità. Perché dico questo? Perché in Italia non possiamo parlare di rugby paragonandoci sempre all'estero, perché viviamo in mondi diversi. Sarei incline a pensare a cosa possiamo fare noi in questa situazione, perché è evidente, nel mondo anglosassone, quando hanno codificato il valore di questo gioco strano con delle regole e l'hanno cominciato a praticare in tutti i college, quindi per la classe eletta, loro hanno messo dentro il rugby teacher, l'insegnante di rugby, come diceva, l'allenatore che deve essere insegnante, l'allenatore è un insegnante, perché io se voglio dare una cosa a te la devo prima conoscere io, sennò come faccio a darti? L'allenatore è un insegnante, l'allenatore è qualcuno che investe su se stesso in competenza per poterla trasmettere, e gli anglosassoni così facevano nella scuola, perché il rugby era una materia di studio, perché aiutava a formare, ma perché questo? A formare il ragazzo, ma perché questo? Perché viene dato un valore al rugby. E se qua nello sport non diamo valore, ma non possiamo prendercela perché nella scuola non dà valore. Lui è, per me è una mosca rara, ce ne sono tantissimi, persone innamorate, appassionate dall'esterno, innamorate del rugby, da togliersi il cappello. Dov'è che io, appena Elvis mi ha detto è una persona che ha scritto una roba sulla pedagogia eccetera, dov'è la mia sfida nei confronti suoi? Quella di essere all'altezza di fare in modo che il movimento rugbistico italiano sia come lui lo vede da fuori. E noi lo conosciamo tutti, il movimento rugbistico italiano, potevo mia tosse a padadrio, Allora la sfida è sempre con noi stessi nel migliorare le cose. Noi è inutile che continuiamo a pensare che gli altri ce l'hanno la scuola, la nostra scuola non gliene frega niente dello sport, è talmente dimostrato. Loro sono mosche bianche, da apprezzare, ma un ragazzo che fa sport viene anche boicottato da alcuni professori. Il rugby teacher è nel consiglio di classe perché è il primo che va a parlare su una cosa che si deve fare anche di giocatori di rugby. Ci sono due giocatori di rugby, uno forse ha la capacità di apprendimento, che se uno che ha qualità ma se una socca non è capace a apprendere, mentre un altro prende sulle robe così. Per un insegnante questa è una cosa, lo capisce dopo due minuti, quello capisce subito al volo, questo qua prima che arriva, arrivederci. È la stessa roba con i giocatori, cambia niente. Ma il rugby teacher faceva quello, ma è un altro contesto. Ecco perché in Italia, e qui mi chiudo, da tempo, per chi avesse avuto una
conoscenza illuminata del mondo rugbistico, doveva essere intrapresa una via parallela, non separata, ma parallela tra il rugby di base, che è quello che deve sostituire la scuola, perché le società che fanno canottaggio, calcio, rugby eccetera sostituiscono le istituzioni pubbliche, che in Italia non gliene può fregare di meno, perché parliamoci chiaro, nelle istituzioni pubbliche chi se interessa costruire il palazzo o fare la roba, perché là che sia un vantaggio, ma dopo nel gestirla, soprattutto che gli interessa, sa che casca, che ne facciamo un'altra? Scusate la franchezza, ma è così. Ecco perché c'è grande apprezzamento da parte mia, senz'altro, ma di tutti, per le società che producono, che vanno in cerca di portare ragazzi, che sostituiscono, che fanno un lavoro sociale. Che fanno un lavoro sociale. Per quello che nelle società bisogna andare via alti e orgogliosi. Si sostituisce qualcuno che questo non lo fa, o perlomeno perché l'Italia è così. Io non lo vado, non vado a fare colpe perché la pensano diversamente. Ma questa è la nostra strada. Ecco perché in questa strada parallela tra questo mondo dove che si arriva a quattro schei, si arriva a sei in tutti i modi, eccetera, bisognava anche tenere un progetto serio e competente per fare in modo che le piccole società continuassero ad alimentare con la propaganda il movimento rugbistico di base, ma soprattutto facessero cultura rugbistica, cioè aiutassero a mandare in giro il verbo e la passione per il rugby. E lo so che tutti voi lo fate, e lo facciamo, al meglio lo facciamo. Dovremmo farlo in un modo molto più competente, perché dovremmo essere un pochino maggiormente coordinati da questo punto di vista. Lo dico senza nessuna polemica, ma è una cosa talmente evidente che se uno mi dice che ha torto vuol dire che sono antipatico, perché è chiaro che ho ragione. Volevo portare un po' l'attenzione proprio al rugby giovanile. E noi oggi chiamiamo l'allenatore di mini rugby, lo chiamiamo educatore, che però è una definizione. E, che cosa significa veramente essere educatore? E poi c'è un altro grandissimo tema che riguarda i genitori degli atleti, che sono un grande valore nelle società e sono anche una novità nel rugby, perché insomma, andando indietro di qualche anno, i genitori non erano certo una presenza, ma oggi sono una grande presenza, e a volte anche nel rugby, come in altri sport, a volte anche, e come immagino nella scuola, Nicola, a volte anche una presenza ingombrante. Quindi la riflessione è su chi debba essere l'allenatore, parlando proprio del mini rugby, perché il mini rugby, se vogliamo, è a sua volta un altro sport, dove l'aggregazione, il divertimento forse sono anche una priorità, e poi la relazione con i genitori. Allora, sia chiaro, quando io parlo di rugby non sono stato un giocatore, non sono un allenatore. Questo libro che ho scritto qualche anno, perché ho raccolto le testimonianze di allenatori, psicoterapeuti, giocatori, tutte persone che ruotano attorno al mondo del rugby. In particolare adesso ti rispondo con le parole di Walter Durigon, un grandissimo allenatore, un importante allenatore, un uomo molto intelligente che mi ha aiutato molto a capire. Io mi sono avvicinato al rugby per passione, e come giustamente diceva Vittorio, io ho uno sguardo anche di innamorato di questo sport, però addentrandomi ovviamente nel libro non troverete le mie impressioni, perché chiaramente uno fa un passo indietro, uno parla di ciò che sa. Quello che io so, perché me ne occupo, è la pedagogia e l'educazione, perché da anni sono nella scuola e mi interesso anche del tema educativo, perché anche lì non basta essere insegnante per essere un buon educatore, sono due cose un po' differenti. E quindi quello che dico lo dico sulla scorta di queste numerose interviste che mi hanno permesso di incontrare persone straordinarie, credetemi, non c'è
nessuna retorica in questo, persone che veramente spendono il loro tempo, vuoi nei campetti di Villorba, così come di Scampia o di Librino a Catania. Bene, in tutto questo il tema proprio del mini rugby è un tema molto delicato, perché anche qui fino a una certa età deve prevalere il gioco. Cioè, il tema sarebbe molto più importante che i bambini fino a una certa età non facessero uno sport, ma potessero avere la possibilità di fare una multifase sportiva. In realtà spesso cosa succede? Che le società cercano di accaparrarsi i ragazzini, parliamo di bambini, per poter avere finanziamenti, soldi, eccetera. E spesso magari dimenticando che le esigenze di un bambino sono diverse da quelle di un adolescente. Proprio parlo di è il gioco che deve prevalere. E se poi entrano logiche agonistiche prima di una certa età, diventa molto difficile. Oltretutto anche la psicologia del bambino non è quella dell'adolescente, per cui bisogna stare molto attenti come ci si muove. Detto questo come premessa, e ripeto, rimando poi a chi voglia approfondire quello che persone molto più esperte di me, molto più addentro, raccontano di questo con maggior competenza, è chiaro che, come dire, il mondo infantile è un mondo delicato. Qualcuno diceva che chi scandalizza i bambini dovrebbe mettersi una macina al collo e buttarsi dentro un canale, parole pesanti. Allora, quando ogni tanto nelle società mi è stato raccontato, dice, ma chi mandiamo dei bambini? Ah, mandiamo l'ultimo arrivato. È un errore gravissimo. Daniele Pacini, non l'ultimo arrivato, è stato anche dirigente FIR ed è uno dei responsabili del CUS Roma, una delle squadre più importanti di Roma, mi ha detto parole importantissime su questo. Noi ce la giochiamo tutta se non stiamo attenti all'educazione proprio dei bambini, che è una fase delicatissima, che non può essere semplicemente sacrificata a logiche magari societarie o agonistiche quando sono estranee a quell'età. Quindi bisogna muoversi veramente con molta attenzione. I migliori, al punto che per certi versi, non dico i migliori allenatori in senso ampio, ma qui proprio quegli allenatori che hanno la sensibilità e hanno anche la competenza per lavorare con i bambini, perché parliamo, tu mi hai chiesto di mini rugby. Poi già l'adolescenza è una fase diversa e ha dinamiche diverse. E mi fermo qui. Aggiungo, ovviamente rispondo alla seconda parte, quella dei genitori. Noi poi come insegnanti sappiamo che il mondo della scuola è molto cambiato da molti anni a questa parte, si sentono spesso lamentele su questi genitori che intervengono, si arrabbiano per i brutti voti dei figli e intervengono pesantemente. È anche vero, certo, ci sono sicuramente queste situazioni, però anche qui io credo che invece l'apporto il dialogo educativo sia fondamentale. Allora, chiaro che trovi anche il genitore maleducato che pensa di sapere lui che cosa deve insegnare a suo figlio e altro. Certo, ci sono, a me personalmente non è mai capitato, devo essere sincero, io insegno ormai da quasi 30 anni, sono 27, 28 anni, non ricordo in tutti questi anni di aver avuto reali conflitti con i genitori o situazioni imbarazzanti. È vero che questo apporto, questa presenza è una presenza significativa, a patto che rispetti, come dire, le regole. Sempre mi raccontava Durigon che a Mogliano durante gli allenamenti questi genitori stavano lì, seguivano il figlio, pressavano, eccetera. Allora è stato importante allontanarli, perché c'è anche lì un bambino che gioca e c'è il genitore vicino, non guarda l'allenatore, guarda il papà, la mamma, per vedere come reagiscono, e quindi è un fattore distraente. Lui gli aveva chiesto che si allontanassero, poi questi genitori arrivavano con i binocoli per guardare meglio. Quindi c'è anche un problema educativo dei genitori. A me è successo di andare a vedere delle partite di ragazzini dell'Under 16, mi pare che fossero a Mogliano, e devo dire, ero rimasto un po' perplesso di fronte ad atteggiamenti. Si dice che nel rugby c'è il fair play,
Beh, io ho sentito genitori urlare e come dire, comportarsi non poi molto diversamente da altri sport. È fondamentale che anche ci sia un riflesso educativo anche sui genitori. Certo, un po' tardi magari per sperare chissà che cosa, però andrebbe, va fatto indubbiamente. Ma questo non significa escluderli. Cioè, è vero che il dialogo educativo, così come nella scuola, è fondamentale, e la scuola chiaramente ha anche un discorso molto più ampio. Credo che anche negli sport ci sia, a patto che ognuno rispetti i propri ruoli. Come dicevano a Milano, o felè fa il tuo mestiere, no? Pasticcere fa il tuo mestiere, non posso venire a dire, no, che venissero a dire a me che cosa devo spiegare, se un autore piuttosto che un altro, mi sembrerebbe fuori luogo. Vittorio? È un problema sociale, c'è niente il rugby. È un problema sociale. La diseducazione dei genitori viene dalla mancanza di cultura sportiva, che non hanno avuto al loro tempo. Adesso in tutti i nostri club, compreso il vostro, c'è il genitore che aiuta, che nella splendida clubhouse, che aiuta a segnare il campo, eccetera, eccetera, c'è quello che rompe l'anima. Come i genitori degli scolari, c'è quello che in modo attento va a sentire l'opinione dell'insegnante sul proprio figlio. Mi cocciapavo una nota, mio papà, è uno dei motivi probabilmente perché sono stato piccolo, però cocciapava una nota, papà ho preso una nota, prima ciappava una sciaffa e dopo il valleseva, ma prima ciappava la sciaffa, ora adesso per carità non bisogna più toccarli i ragazzi, che è giusto, infatti adesso i genitori picchiano gli insegnanti. Cioè, di cosa siamo devo parlare? Questa è l'Italia, questa è la situazione. Io non sono molto portato per i discorsi teorici. Questa è la situazione, si deve fare il meglio possibile. Il problema l'ha toccato di sfuggita prima, ma il problema di fondo dei nostri ragazzini nel rugby, come in tutti gli sport, è che non sempre, e non si offendono se ce ne sono di presenti, non sempre le nostre migliori risorse le mettiamo al loro servizio. Mettiamo un genitore che ha più tempo a disposizione, che va a insegnare rugby, non l'ha mai giocato rugby in vita sua, e ovviamente, come ho detto prima, cos'è che potrà dare quell'allenatore? Quello che ha, poco. Se tu vuoi dare qualcosa, devi investire su te stesso. E allora, negli sport come il rugby, la prima cosa da fare, ed è per quello che mi faccio riferimento, ma vi assicuro non con polemica, perché ormai sono robe che dico da 20 anni, dico sempre qui: educare gli educatori, istruire gli istruttori, allenare gli allenatori. Allora, se il giardiniere è in gamba, l'albero viene su bene e il frutto sarà buono. Se no, parliamo pure di tutto, che a me va bene lo stesso, ma beviamo su un'ombra, siamo amici, ma si può perdere di fare progetti o via dicendo. Ogni tanto no, bisogna guardarle per quello che è. Cioè, io non sono molto, parlo molto, ma non mi piace parlarmi addosso, o mi capisco o non mi capisco. Il problema dei nostri ragazzi è che non hanno necessariamente, tra virgolette, nello sport i migliori insegnanti. Ma allora voi dite, ma allora stai facendo la colpa alle società? No, le società sono delle sante, le società sono delle sante perché stanno sostituendo qualcun altro. Noi tutti siamo prima di tutto cittadini, guardate che lo dico senza polemiche, senza schieramento di parte, per carità, non vorrei. Però è questione di vita sociale. Il fatto di non trovare una carta per terra vuol dire che questa situazione di amore per un posto da questa comunità è stato assorbito. Non è una cosa banale, credetemi, non l'ho detta, io l'ho detta perché è un grande complimento, perché vorrei che fosse così a Padova, dove qualche genitore che tireria di che peade che non vi neanche un'idea, per esempio. Perché poi c'è anche colui che si avvicina al rugby e che crede che ti fa un piacere lui, perché magari il ragazzino è bravo, ma come? E chi sei che va in giro a farsi dare schede ai sponsor? E chi sei che va a vendere la storia dell'orso? E chi sei che va a fare questo? E chi sei che impissa i luci? E chi sei che paga i boete? E ti, che è tutto figo che sei bravo,
porto da un'altra parte, no, che mi vivo lo stesso. In due posti sono andato, a Treviso e a Padova. La prima cosa che ho fatto, ho messo fuori un cartello grande che ho scritto: chi è convinto di avere il figlio campione, per favore lo porti in altra società. Che magari sei forte, forte, talentuoso, no vincente, perché per i vincenti bisogna avere la testa, e la testa va educata, se no resta talento buttato via. Se qualcuno è religioso, per dimostrare una cultura a 360 gradi, è la parabola dei denari, che c'è chi butta sottoterra e chi li fa fruttare, è tutto là. Però da buoni medici, per trovare le soluzioni e le cure, dobbiamo analizzare la malattia per quella che è e non raccontarci le storie dell'orso. Non è colpa di nessuno che questa è la situazione, però parliamo delle situazioni per quello che sono, se no parliamo del sesso degli angeli. Senti, noi, forse hai già un po' risposto tu, Vittorio, abbiamo comunque già parlato di questo, ma la domanda che volevo farti riguardava un po' così anche la dimensione dei piccoli club, no? Come potremmo definire questo, oppure come Oderzo qui, no? nei paraggi, insomma, società che fanno lì, sì, veramente grandi sacrifici per portare avanti questo sì, impegno. Anche a parlare da mangiare, mi fa sacrifici, perché non è mica uno che si contenta dei grissini, mio amico, se no. E appunto la domanda voleva essere: qual era la qual è secondo te, secondo voi, la, come dire, quale deve essere la vocazione di questi piccoli club, che forse poi rappresentano sia per il territorio sia per il rugby italiano il vero e proprio humus, insomma, no? Al di là di quella manciata di se possiamo chiamarli grandi club che esistono in Italia, però insomma le migliaia di piccole società che devono mediare anche fra la leva sul territorio e poi ad un certo punto anche la qualità tecnica, la selezione, insomma, è un compito complesso, no? Qual è secondo voi, quale dovrebbe essere secondo voi la mission, per usare una parola così all'inglese oggi, di questi piccoli club in Italia? Ma io faccio in fretta, anche questa è una mia posizione che è chiara da tanto tempo, quindi non è... Scusa, tra l'altro ho messo qui una foto di Memo Geremia, perché credo che forse il Petrarca è una società in Italia ad avere veramente forse quella più di tutte, ad avere una cultura alle spalle, una cultura del club che si deve appunto a Memo Geremia, che è stato un po' anche il tuo padre putativo, insomma. Non so se vuoi portare anche qualcosa che riguardi lui nella tua riflessione. Sì, magari tira su col metodo Montessori. Il primo campionato, cioè quando ho esordito quell'anno, il Petrarca con lui allenatore ha vinto 5 scudetti di fila. Nell'anno che ho esordito io, il Petrarca ha perso 2 partite e mico so qua che do partite là e basta, e cosa esordio. E il giorno della festa, che gare che ha un orologio con scritto campione d'Italia a tutti i giocatori, e ora diciamo a Luise, o Caetto. Io avevo già le perline di sudore, perché ero boss, e a un certo momento cosa arriva a M, Munari, come so, e sa, tac, il mio cabuta. Dici tu che il mega abbia tira su con qualche aiuto psicologico, perché non, magari dopo non mi venga depressione. Si guardavano un po' meno queste cose, però per tornare a noi, le mie posizioni sono chiare: c'è un club piccolo che fa fatica e che si impegna come si impegnavano tutti i club una volta, ad andare nelle scuole eccetera per fare proseliti e portarli. Nel passato
il rugby italiano e le società facevano un grande lavoro di reclutamento e sbagliavano l'anello dopo, perché non avendo e non essendoci una scuola nazionale qualitativa di allenatori e non avendoli all'interno di club, tutto sto lavoro per portarli al club stava un poco e dopo scampava via o in età scolare smettevano di giocare, quindi perdevi i soldi dell'investimento. Perché? Perché non riuscivi a fidelizzarli. Perché? Perché non mettevi le migliori persone là. E se è un cane che si morde la coda. Adesso, se per coincidenza, perché sei arrivato da solo, perché qualcuno che ha portato eccetera, ce n'è uno di buono, io ti ho porti in accademia. Questo cosa comporta? Che gli altri giocatori dicono, io mi ha scelto me che modo di giocare. E il giocatore va via e si sente già Ronaldo. Qualcuno Messi, ise là, quei che... Quei, i genitori camminano tre metri sopra. Del rugby, scusatemi l'espressione signore, non capisce un cazzo, ma non importa, l'importante è camminare tre metri sopra. Tutta gente che dopo sparisce, tutta gente che dopo sparisce. Però questa è la situazione. Allora i club cosa hai fatto? Stretti, parlo in senso generale, poi le eccezioni ci sono sempre, stretti nel mettere gente di qualità per fidelizzarli, e quindi avevano bisogno di migliorare quella e di essere sostenuti in questa opera. E hai detto, a 7 anni mi porta via, vatti adesso a Torli nei scuole perché meno che vado più, e se va a Torre e lo porto qua e le grando, le beo eccetera eccetera, a 7 anni mi porta via, meno che vado più nei scuole a Torli. E così stanno facendo tutti. Adesso la gran parte dei club italiani, non vorrei traumatizzarti, ma conosco abbastanza bene il rugby italiano, ma apprezzo molto l'entusiasmo esterno, sono dei buoni clubhouse per la rivendita di birre o per farsi una vita sociale cheap. Questo è un dato di fatto. Se no, non se diciamo le robe come chiese. Allora, la vera sfida invece è proprio quella di riuscire a costruire all'interno di tutti i nostri club della gente innamorata di quella bandiera, del simbolo della vostra società, che si dedichi in modo competente alla costruzione dei giocatori. Poi qua è una cosa che nessuno di noi controlla. È chiaro che fino a 16 anni chi ti porta via ti castrano da solo. E allora cosa dici tu club? Dici, è ora inutile che mi investa nell'allenatore? E come vedete, mi dispiace, ma è un cane che si morde la coda. Io non è che sono pessimista, non lo sono per natura, neanche un po', però la situazione attuale è di poche idee ma confuse sulla struttura del rugby in senso generale in Italia. Ecco, io aggiungo solo questo, che ha già risposto Vittorio, ovviamente, come ribadisco, non entro nel merito di queste questioni, dico solo che da osservatore esterno ho trovato il maggiore entusiasmo nei piccoli club, dove ancora c'è forse quell'ingenuità che sostiene la volontà. E io chiudo il libro con l'incontro con i ragazzi di Librino. Librino è un quartiere abbastanza disgraziato di Catania, è uno dei quartieri a più alto tasso di infiltrazioni mafiose, violenza eccetera. Beh, c'è un gruppo di ragazzi entusiasti che hanno, che tra l'altro tu citavi proprio le cose che si costruiscono si lasciano andare, avevano occupato quelli che erano le universiadi del, non mi ricordo che anno, avevano costruito tutta una serie di strutture completamente abbandonate, neanche usate quella volta lì, uno dei tanti scandali nelle tante cattedrali nel deserto. Questi ragazzi, dico ragazzi perché sono molto giovani, la maggior parte di loro, con grande coraggio hanno occupato quei luoghi, hanno portato il rugby, perché molti giocavano a rugby, e si sono, come dire, inseriti in un quartiere veramente fra i più tremendi a livello italiano, proprio con questa intenzione. È una delle esperienze più interessanti, però non è l'unica, ce ne sono marginali, sono come dire, legate alle periferie. A Scampia ho trovato altre persone, uno psicologo che ha messo su una squadra
anche lì, che giocano su posti assurdi, ma giocano e comunque lottano per, come dire, per la sopravvivenza, ma con grande coraggio, e piano piano qualcosa si muove. Magari si sposta quel millimetro più in là, la realtà si amplia, però è già qualcosa. E queste persone, a queste persone io dedico il libro, effettivamente. Sono d'accordo con Vittorio, non figuriamoci, non mi metto a discutere delle strutture societarie, dei grandi club che conosco poco. Li guardo alla televisione, ascolto Vittorio Munari commentare con grande divertimento mio e di tutti coloro che ascoltano. Però non mi permetterei mai di dire cose. Mi piacciono, quello che ho scoperto io con questo viaggio in Italia sono i piccoli club e un incredibile entusiasmo che li sostiene, che è la vera forza di questo nostro paese, poi, che ahimè, da un punto di vista macroscopico ci fa cadere le braccia sotto molti punti di vista, ma se noi, come dire, ci abbandoniamo a questa immagine qui è finita. E invece, come dire, c'è Carlo Levi, scusate se io lo porto nel mio campo di conoscenza, il grande scrittore Carlo Levi, parlava di un'Italia in cui c'erano i Luigini e i contadini. I contadini sono quelli, metaforicamente parlando, a cui piace fare le cose, che amano il proprio lavoro e che lo sostengono. E poi ci sono i Luigini, che sono tutti gli opportunisti che ne approfittano, che cavalcano un po' la moda o altro, ed era una divisione antropologica che ancora oggi è valida. Ma allora, seppure sappiamo che ci sono molte di queste figure così dovunque sparse, quindi neanche lo sport ne è esente, esistono però quelle figure di persone che sanno ancora rimboccarsi le maniche e darsi da fare, e devo dire questo è più vero nei piccoli club. Però, come diceva appunto Vittorio, è questo, no? Mantenere, dare spazio, dare ossigeno a questi club sarebbe molto importante, perché vorrebbe dire coltivare una base che c'è e che va valorizzata. Beh, io avrei un'ultima domanda, poi non so se c'è qualcosa dal pubblico, e la domanda che volevo fare riguardava l'individuazione del talento, che è un tema molto 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 complesso in tutti gli sport, insomma. Ho letto una cosa interessante, io non seguo il calcio, ma ho letto a proposito di questo giocatore, adesso mi viene il nome, Kulusevski, che l'Atalanta ha comprato per 100.000 euro in una squadra di un sobborgo di Stoccolma, e che un anno dopo, un paio d'anni dopo, l'ha rivenduto alla Juventus per svariati milioni. Insomma. Cioè, l'individuazione del talento è un tema veramente non da poco, insomma. E questa cosa, come... ti avevo proposto anche questa foto di te con John Alomu a proposito di talenti, e forse in quel caso era già molto evidente, ma questa cosa come si declina nel rugby? Un po' forse avete anche, soprattutto Vittorio, tu hai già risposto a proposito di qualità mentali, qualità fisiche, insomma, ma se vogliamo ritornare su questo tema per un attimo. Guarda, senza dubbio il giocatore più, come dire, geniale e anche talentuoso che ho allenato è David Campese. Però le abilità che erano mostruose che aveva, lui aveva una capacità che da sola ti dà la misura del talento, la capacità di anticipare le situazioni. Cioè quella frazione di secondo per cui lui la leggeva prima di te. Questa è solo chi sogna, chi lo vede, chi ha la visione, solo questi hanno queste capacità di attenzione. Col tempo mi sono dovuto ricredere, perché la sua grande forza era la testa, ed è stato uno dei giocatori che più mi hanno convinto che non c'è grande campione se non viene abbinata questa fortuna che madre natura ti dà dalla testa, perché è la testa che ti fa migliorare il tuo talento attraverso l'esercizio dell'allenamento, attraverso il sacrificio. È la testa che ti fa dire sono più forte all'avversario, è la testa che ti fa superare le difficoltà. La testa è una cosa importante,
È un peccato che nelle strutture generali, dove per carità è chiaro che il corpo nel rugby è importante, ma non ci siano delle palestre per la testa, perché se facessimo delle palestre per la testa tanti corpi ci andrebbero dietro meglio, perché di talento, soprattutto noi italiani, e di talento sprecato ne abbiamo tantissimo, ma di talento ne abbiamo tanto, dobbiamo aver fede nella voglia di educare le situazioni per essere migliori, e dopo che se quei che magari avevano testa o non aveva testa giorno l'uomo se poteva permettere anche di non aver testa, mi non che andavo a dire guardi o ben come che l'hai fatto, guardi che è a rotula e se grande come a me testa ne ho dovuto parlare, guarda che lavoro, era una roba micidiale, ma i polinesiani sono nati per questo sport, perché hanno la struttura ossea, lo scheletro, che ha un peso specifico di gran lunga più pesante tra noi umani, e solo il fatto che gli portava la forchetta alla bocca e gli faceva un bicipite così, perché aveva quattro chili di avambraccio che doveva tirare su ogni volta, e mi fermo sul mangiare, dopo chissà che altri esercizi faceva con le mani. Nicola, voi... questa mi è scivolata. No, mi è scivolata perché c'è una sana invidia verso sti fisici e ora che vado a trovare qualche difetto, no, scusate, ma quel signore, perdonatemi. No, sul talento, il talento è un dono sicuramente, però il talento, se, diceva, io lo riporto, un grande scrittore, Truman Capote, diceva che se Dio ti ha dato un talento, ti ha dato anche la ferula, il bastone per coltivarlo, quindi ha perfettamente ragione Vittorio, cioè un vero talento è anche legato a una determinazione per ampliarlo, il talento da solo marcisce, questo vale per tutto, anche nella scuola, anche con ragazzi di talento se non hanno la determinazione, ma alla fine vorrebbe dire non è vero talento, perché insieme al talento, come diceva questo scrittore, dovresti avere anche quella ferrea determinazione per coltivarlo, per assoggettarti a quelle che sono i sacrifici per ampliarlo e farlo fiorire. C'è qualche domanda? Sì. Dal pubblico? Sì, certo. È una bella domanda, non è facile. Sai, Petrarca e Benetton sono due società totalmente diverse. Benetton si basa su una famiglia che l'ha in qualche modo garantita. A Padova c'è sempre stato un azionariato popolare, cioè la guizza, i nostri campi sono stati costruiti con Geremia che mi portava alle 7 di mattina a fare l'agguato ai suoi amici che portava i skate in banca, che tamburava l'assegno da 1 milione e vendeva azioni da 1 milione, cioè la guizza è tutta privata, non c'è un soldo pubblico e non è una fondazione, cioè sono due cose diverse. A Padova abbiamo sempre fatto grande fatica a trovare i soldi, abbiamo avuto tanti amici, certo, per carità, eccetera, però i soldi, insomma, si andavano a prendere, quindi ci sono due strutture diverse da questo punto di vista, però sì, in tutti questi anni una cosa, guarda, anche a interessarsi di un club, a Padova adesso mi interesso anche degli impianti, per quello che devo guardare cartine, perché ormai io adesso mi interesso anche degli impianti, allora ti fai... A Treviso una delle cose che mi sono piaciute di più
E quando con Franco Smith sono stati messi tutti i ragazzini delle giovanili in cerchio prima del topolino e gli è stato dato l'in bocca al lupo da parte dei giocatori della prima squadra, e vedere i bambini, gli occhi di questa sorpresa, perché non lo sapevano, eccetera, e quello è stato, l'abbiamo fatto nei primi anni, e quello è stato un grosso cambio direzione nel modo di intendere le robe. Ormai i club devono essere visti come una grande famiglia, sono tutti, qui non c'entra la grandezza del club, è proprio una questione di concetto. Il senso, perdonami, ma la cosa che per me è sempre stata importante è il senso di appartenenza. Tu puoi appartenere, è un'attitudine, l'appartenenza. Noi se siamo qui stasera siamo perché ognuno di noi ha deciso di venire, nessuno ne la tira per la giacca. Quindi l'appartenenza è una decisione individuale di ognuno di noi che motiviamo noi stessi. Troppo spesso se parla di tifosi eccetera, l'appartenenza è una cosa profonda, l'appartenenza è una cosa che ti fa vivere il club dall'interno con quell'amore che necessita. Se tutti hanno un grande senso di appartenenza, se tutti hanno un grande senso del sostegno, se tutti hanno veramente questo, se i nostri ragazzi vengono educati da tutti noi sulle stesse cose, ecco dove va il traguardo. Sia a Treviso che a Padova prima, perché quando è mancato Memo, ho fatto Dauphiné, Scudetto, e ho fatto là, praticamente facevo tutto, perché allora ero giovane e avevo più. Però se devo dire una cosa che mi sono sempre impegnato è nel cercare di fare in modo che in una collettività ci siano sempre occhi sorridenti e occhi felici di essere in quel posto, perché si sentivano realizzati a essere lì. Non è banale, credetemi, non è facile. Pur nelle antipatie personali, perché all'interno di un club si può avere un rapporto di antipatia, eccetera. Però la cosa importante è il denominatore comune. Perché se no non si è nella stessa barca, e ora se troviamo sempre in giro il solito discorso, a me mi senti io, ma in fin dei conti siamo nella stessa barca, e a me non mi interessa mica questi discorsi qua, mi teme a dire quanti che rema, perché se siamo in 10 e rema in 4 e si è già passato e puoi anche svoltare per quello che mi riguarda lì. Lo stesso nei club, nel mio piccolo ho cercato, nel mio piccolo è una frase scontata, e ho sempre cercato sia a Padova che a Treviso di ottenere questo. A volte ci sono riuscito, a volte no, ma quelle volte che ci riesci ti dà soddisfazione. C'è una cosa, c'è un solo modo. Non è da riferirsi a me, ma in senso generale. Il leader ha un solo dovere, non importa se il leader è carismatico, riconosciuto, oppure se è stato imposto, non importa. Il leader ha un solo dovere, quello di dare l'esempio. Il leader è solo, deve sapere che è solo, nell'errore come nella soddisfazione. Nella soddisfazione spese tutti in monta solo, tutti nel carro. Quando te vinci monta tutti nel carro, te vedi che persona che sei una barzetta. Se beh, ho visto, perché te vedi gente che non te vedi nella vita. Però se tu sei al timone di una barca, devi dare l'esempio. Pensate a una barca in mezzo alla tempesta. La prima cosa che fa un marinaio quella è girarsi e guardare il timoniere. Il timoniere non può avere la faccia con la paura, anche se la paura ce l'ha, non può averla. Lui ha la barca, ha tutte queste persone a pensare e deve dare sicurezza che cerchino di fare al meglio le loro cose, che non si disperino. Il leader ha un solo dovere, quello di dare l'esempio. Poi che ci riesca o meno, usando un po' le maniche, sappiamo che i critici in Italia sono estremamente competenti, quindi però siamo all'82esimo, Nigel Owens ci fischia la fine, se c'è magari qualche domanda ne possiamo parlare anche dopo, magari in extra time. E grazie davvero a Rugby Pordenone, in
bocca al lupo, un grande applauso a questa società. Buona cena. Grazie, grazie molto. Scusa, puoi farlo col microfono? Microfono. Visto che è la diretta. Abbiamo citato solo per motivi... De stazza. Ma infatti secondo me casca, guarda che sta spaccando. Guarda la carega, è agapianta. Per cavare chi è carega, guarda che alta chiesa è questa. Guarda, è agapianta. No, sì. No, ma infatti fatemi dire due cose. Allora, la prima, insomma, ringrazio Claudio. Ringrazio Andrea Barattini, perché tra l'altro sul fatto dell'importanza dei piccoli club di darsi una mano, con Andrea stiamo iniziando una collaborazione con una squadra assieme, noi ci conosciamo e la volontà nostra è anche questa, cioè dobbiamo condividere, perché la crescita dei club è data anche da questa cosa non facile, il campanilismo, è che loro hanno avuto la sfortuna che sono un presidente trevigiano, per cui mi è facile essere campanilista e guardare anche fuori, credo questa sia un'opportunità per tutti. Quindi grazie a Claudio, col comitato e col Friuli, quindi io da Veneto però ho apprezzato cosa vuol dire in questa regione comunque il fatto di darci una mano e crescere assieme, e questa cosa non è una cosa banale. Vedo anche tra l'altro il supporter della Benetton che l'anno scorso, che lo ringrazio, che è venuto a trovarci, che ci ha portato i giocatori al Benetton. Ecco l'esperienza di far vedere ai nostri ragazzini, i ragazzi della prima squadra, i ragazzi della Benetton, i giocatori, e quindi il fascino di vedere negli occhi dei nostri ragazzini. E l'ultima cosa, mi è piaciuto tantissimo il passaggio degli allenatori. Tra l'altro stasera io qua ho particolarmente, ho un nutrito numero di allenatori nostri, e li ringrazio qua davanti a tutti, da parte di tutti i consiglieri, perché noi siamo sempre stati convinti, insomma, che come avete detto voi, la ricchezza sono gli educatori, tanto che il motivo che ci ha spinto da ex rugbyisti e da genitori di fare questo percorso a dirigenti, che insomma anche per noi è un'esperienza nuova, abbiamo deciso, è proprio perché abbiamo apprezzato nei nostri figli cosa facevano queste persone. Mi piace dire, è vero che si può sempre crescere, tra l'altro abbiamo fatto un percorso anche con il supporto dell'educatrice, mental coach, cioè cercando anche di dare dei motivi di riflessione agli allenatori che hanno colto, quindi il fatto di avere allenatori che si sono messi in una posizione anche di autocritica, io l'ho trovato una cosa, insomma, veramente importante di questo club, per cui ringrazio tutti per come hanno, si sono messi anche in gioco su questo. E siamo tutti, come dirigenti, spesso parliamo del nostro rugby, siamo convinti, e ve lo diciamo qua perché tutti lo pensiamo, che la parte fondamentale della crescita siano proprio gli allenatori, perché mi piace dirlo, sono tutti allenatori che vengono di fatto neanche per le spese della benzina. Questa cosa, ho letto un articolo credo su un rugby un mese fa, è una cosa negativa, perché non vuol dire riconoscere la professionalità di chi fa corsi, se li paga, spende del tempo con quella passione che descrivate voi, perché da un certo punto di vista è un peccato, perché non si riconosce con un riconoscimento economico anche la professionalità, il tempo che hanno dedicato. Dall'altra parte, io che sarei un po' un purista, quindi mi piace trovare solo quell'aspetto emotivo, morale, di dare e trasmettere ai ragazzini diciamo questa voglia di trasferire l'esperienza, mi piace che sia così. Per cui sono un po' combattuto, nel senso che vorrei che il rugby rimanesse un rugby povero, e quindi che non avessimo neanche, la verità, soldi per mettere un valore, diciamo, in più a supporto degli allenatori. Però d'altro canto mi rendo conto che è un peccato il tempo che perdono, la crescita, il fatto che magari possano dedicare dei weekend formativi, e lo fanno tutto a loro spese, per cui un grazie da parte di tutti noi del Consiglio. Scusate, e grazie mille per la bellissima serata. Grazie a tutti e a presto. Qualcuno a tempo libero vuole leggere dei libri di rugby, li può prendere.